La famiglia è un aspetto fondamentale per ogni atleta, per ogni uomo, quindi il calciatore ha bisogno dei propri spazi privati per sentire l'affetto, il sostegno e anche un luogo dove sentirsi protetto. Lo spogliatoio è la casa del gruppo, è unito da delle componenti che sono rispetto, il focus sull'obiettivo e soprattutto la capacità di andare oltre i propri limiti e di farlo insieme. Chi entra in uno spogliatoio deve saper rispettare i compagni di squadra, rispettare le regole, rispettare chi detta le regole. Fatto questo, gli sarà concesso e gli sarà permesso di far parte di una famiglia. Senza rispetto non si raggiunge nessun traguardo collettivo e nessun obiettivo comune. La prima cosa che insegnerei, o meglio consiglierei, ai giovani calciatori è sempre quella di farsi riconoscere come persone disposte a sacrificare l'obiettivo personale per l'obiettivo collettivo.